La grande moschea di Djenné, nel Mali centrale, è frutto delle conoscenze edilizie locali applicate su scala di una cattedrale medievale francese. Questa è la terza versione. La prima, costruita nel XIII secolo, poteva ospitare metà della popolazione della città. La seconda venne eretta dai francesi tra il 1834 e il 1836. L'ultima, eretta durante il periodo coloniale francese, fu progettata e costruita da muratori maliani. È stata costruita tra il 1892 e il 1907. È alta 10 metri e occupa un'area di 75 x 75 metri. L'architetto che l'ha realizzata è Ismaïla Traoré, capo della Corporazione dei Muratori di Djenné. I materiali che compongono la moschea sono terra cruda, sabbia, lolla di riso e legno di palma. Una panoramica dall'alto della moschea mostra la struttura nella sua interezza, incluse anche le mura esterne. Il tetto della moschea è sostenuto da 90 pilastri di legno posti nella sala interna di preghiera. Metà della moschea è coperta da un tetto, l'altra metà è un cortile di preghiera scoperto. Nel cortile si trova anche una seconda sala di preghiera circondata da mura a nord, sud e ovest e dalla moschea a est. Il cortile è circondato da arcate. La moschea è parte integrante della vita quotidiana maliana. Fuori dalle sue mura si svolge il mercato. Metà dell'area della moschea è occupata da un cortile scoperto. Il resto è coperto da un tetto sostenuto da 90 pilastri in legno ed è dotato di 104 fori per l'areazione, coperti da cupolette in ceramica. Le assi portanti spuntano dalle mura in terra cruda. Vi si possono montare le impalcature per la manutenzione. I muri dell'arcata hanno aperture a volta. Dalla facciata principale sporgono tre minareti. Alcune curiosità. La moschea appartiene alla comunità. Alla festività annuale, il rivestimento della moschea, i musicisti accompagnano il lavoro al suono di tamburi e flauti, mentre la popolazione locale applica lo strato di rivestimento alle mura esterne. Le donne portano l'acqua, mentre gli uomini mescolano burro e argilla fino a ottenere un intonaco pastoso. Nel corso del tempo, i diversi strati di rivestimento hanno addolcito i contorni dell'edificio. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.